Amici di vini, iniziamo questa stagione di vino, di scoperte, di sapori, con un posto un po' diverso. Noi siamo fuori dai nostri studi, siamo a Madeira per incontrare sì il vino, ma anche il rum. Venite con noi e non vi pentirete. Stati di vini, nuova stagione. Buongiorno amici di Assaggi di Vini, siamo sì a Madeira, ma questa mattina andiamo a esplorare la parte un po' più grottesca di quest'isola. Andiamo a vedere appunto le cave vulcaniche in una particolare zona di Madeira, a San Vicente. Una delle cose tipiche che si mangiano di strada è il bollo de carbo. Chioschi come questo li trovate un po' in tutta la città e praticamente vendono dei panini con dentro una salsa a base di aglio, di abbinamenti che si trovano. Costa in genere su 2,50 €, niente di eccezionale. Sicuramente un bel tragitto, io ve lo consiglio. Adesso vediamo la vista che c'è qui dal monte più alto di Funchal. Questo è un produttore di slitte fatte in vimini che permettono ai turisti di scendere lungo la grande discesa che dura 10 minuti per la modica cifra di 30 euro per coppia. Questa è la chiesa più importante di Funchal, cosa adesso che noi ci interessa andare a vedere è se qualcuno riesce a prendere poi il carrello di vini. Santa Cruz near the airport. Okay. This one 3 years old, yeah. From Calheta. Okay. And this one 6 from Puerto de Cruz north. Okay. And this one again from Calheta, 15 years old. 15 from Calheta, but from a different distillery. We okay. Have 2 distilleries in Calheta. Okay. In Madeira, how many distilleries? Four making rum and one making just sugarcane syrup. Ok, sciroppo melassa. Amici assaggi di vini, ecco cosa abbiamo fatto. Abbiamo scelto un percorso di rum che hanno origine in diverse parti dell'isola e hanno anche un'età diversa. Parte dal base, che sostanzialmente non fa barrica, quindi che è quello più caramellati, fino ad arrivare anche a quelli che hanno anche 15 anni. Il percorso costa sui 15 euro ed è vale comunque l'esperienza di rum. Ora faremo un percorso di 4 km, 2 andate e 2 ritorno, dove attraverseremo le cascate, una cascata. So we are here at Ile. We will go up to Val de Lapa and then we take another way that is not here in the map. But it's possible to from here. There's this valley. It's possible to go from the sea to the top. This is the shortest way, but the hardest. Okay. The world and make us survive. It's your life. It's your life. It's your life. Questo voi vedete la cascata, appunto, che è poi la attrazione principale di questo percorso. Questo qui si è chiamato la grande bottiglia perché sostanzialmente cade in una sorta di cava con pareti altissime, un posto molto bello.
Non potevamo continuare il nostro tour se non per passare in una delle aziende vitivinicole caratteristiche di Madeira. Siamo qui nel centro storico di Funchal, dietro c'è la Blendis. Noi andiamo a provare a fare esperienza. Since 2006. The building is from 17th century. In the beginning was a monastery, San Francisco Monastery, but also a hospital and on the end a prison. Just in early 19th century, Blandis family bought the building, became a house of wine since 1840 until nowadays. Nowadays is in the same family for seven generations. Questa invece è la stanza dove vengono tenuti i vini prima di andare poi in affinamento, diciamo è una zona di storage. We're going to do the orange line. It's okay. Very easy. We are now in Funchal. We're going to go on the freeway to the first stop, that's Ponta do Sol. I'm going to take you to a lovely pier. You can take photographs. You can see all of the south coast of Madeira. Then we're going to, on the old road, we're going to see a waterfall, more or less here, going on the old road. Then we're going to climb up and follow these roads. And I'm going to take you to geodesical markers of the army and to a viewpoint that's not well known by the people. It's only a viewpoint that the Jeep tours knows, because it's difficult to get there, because there are a lot of routes you can take and you will get lost on the smaller routes that used by farmers, the routes. Make one. Grips on the other side, men pressing with their feet, drops the juice from the grapes on here with a big vat, sort of a filter. Then we fermented the wine. A Madeira non poteva mancare il triathlon. Questa abbiamo fatta, il primo parapendio l'abbiamo fatto, insomma la sensazione è quella di quando tu sei in volo vedere come fosse un film, ovviamente non senti niente tranne appunto l'imbragatura che tira un po' il corpo e poi il resto è tutto paesaggio. Dovuto anche poi anche alla bravura dell'insegnante che mi ha portato in giro. Un po' di tempo decide appunto di scendere e atterrare in una zona come questa, un po' ciottolosa qui dietro. Adesso ho preso la linea 28 che va a toccare praticamente i posti più belli di Lisbona. Siamo scesi per farci un po' a piedi e andare a fare una piccola scarpinata e andare a vedere Belém, la zona di Belém, dove c'è la torre di Belém e anche una famosa pasticceria. E appunto questa cosa che sono molto croccanti, serviti anche caldi, dà una sensazione molto buona, anzi è buonissima.
su €1,15, €1,10 uno, poi 2,30 euro, siamo molto bene in linea con i prezzi che sono anche in Italia. La stazione dolce è quella di un succo di canna, è una melassa al succo di canna, quindi io dà un sapore anche speziato. Se solo sapessero fare il cappuccino, io dico. Esco del cappuccino, ma per il resto niente da dire sulle proposte. L'ingresso costa per l'esposizione permanente 15 euro. Se però si vuole anche quella temporanea, come ho scelto anche io, se ne spende 18. Siamo nell'azienda di Fonseca, una delle più antiche aziende del Portogallo. Abbiamo fatto qui un percorso che è tipo di un'ora, un'ora e mezza per arrivare in questo posto, ma vedete è un posto bellissimo, molto tradizionale. Molto aromatico, una sensazione molto di arancia, però manca un po' di freschezza. Un buon vino medio da dessert. Sembra un castello fuori da una favola di Disney, dove sono rappresentazioni moresche ma dei colori sgargianti che rendono molto pop. E questa è la cucina. Eccoci arrivati, l'ingresso costa 6 euro, per gli adulti, i bambini pagano 4. E questo qui è un palazzo con i giardini ideati tramite un progetto di Luigi Mannini, che è un italiano, ha seguito il punto di un mecenate, che un certo Cavaglio, che ha commissionato il lavoro. Buongiorno, Michele Gelidini. Abbiamo ancora un paio di ore da stare un po' a zona di Lisbona. Perché non prendere allora il tram chiamato l'elevatore della gloria? Ovvero questo qua dietro. Si possono trovare dei guanti proprio per voi, talmente piccolo che è quasi una cabina di telefono.